Faccio riferimento adesso ad un elemento che ha pure delle importanti ricadute, perché è l'intelligenza artificiale nell'ambito delle comunicazioni. E lì permettetemi di ricordare che la Sicilia, essendo geograficamente anche una posizione molto particolare in cui si attestano fibre, si attestano diciamo cavi provenienti da diversi sistemi di comunicazione provenienti da diverse parti del mondo, ha una posizione privilegiata, e di questo e dell'uso del deep learning e dell'uso dell'intelligenza artificiale in generale nell'ambito delle comunicazioni ci parla Antonio Furone, che è project manager e solution architect per varie società del gruppo TIM e che appunto ci parla di queste tematiche anche in relazione ai big data, l'altra tecnologia che chiaramente fa lavora al pari con l'intelligenza artificiale. Grazie a tutti, ringrazio il professor Gallo per l'introduzione e l'associazione per l'invito. A questo punto dovrebbe partire un video di presentazione di Sparkle. Come avrete potuto, rimettiamo le slide, grazie. Come avrete potuto intuire dal video, Sparkle è un operatore di telecomunicazioni a livello internazionale che offre servizi di connettività e servizi ICT a carrier di telecomunicazioni e società multinazionali. Opera attraverso la sua rete di fibre terrestri e sottomarini di circa 600.000 chilometri e ha una presenza capillare nel Mediterraneo e nelle Americhe. Quindi potete capire l'importanza geografica della Sicilia. Infatti in Sicilia abbiamo il Sicily Hub, che è proprio qui a Palermo, e poi abbiamo anche un data center, il data center di Catania, che è, credo, il più importante data center che abbiamo, all'interno del quale gira la piattaforma dati che vi presenterò con le slide successive. Nel corso degli anni abbiamo vinto anche diversi premi, in particolare siamo importante è quello della Best Digital Transformation Program nella carrier community. Un po' di numeri, operiamo in 32 paesi, dicevamo 600.000 chilometri di fibre, 164 POP sparsi per tutto il globo e arriviamo a più di 1.000 attraverso partnership con altri operatori. Siamo una società
100% gruppo TIM, siamo il primo operatore internazionale italiano, siamo tra i primi 10 al mondo, tra i primi 5 per quanto riguarda i cavi sottomarini. Abbiamo 1900 clienti e facciamo un traffico voce di 8 miliardi di minuti, mentre come traffico dati siamo all'incirca sui 77 terabyte. Okay? Se voi pensate, operatori come Sparkle sono fondamentali nell'internet di oggi, nel senso che quando voi ad esempio vedete un video su Netflix, Sparkle vi permette di legare il vostro operatore mobile o l'operatore telefonico che avete a casa, che vi fornisce la connessione internet, con chi eroga sostanzialmente il servizio. Okay? Partiamo da fare lo stato dell'arte sull'intelligenza artificiale. Andrò molto veloce perché sono argomenti sovrapponibili con i precedenti interventi, no? Allora, l'intelligenza artificiale sostanzialmente sono tutte quelle tecniche che permettono di emulare i comportamenti umani. All'interno dell'intelligenza artificiale abbiamo il machine learning, sono sostanzialmente macchine che hanno l'abilità di imparare senza essere esplicitamente programmati, e quindi poi il machine learning, che è sostanzialmente dei modelli che permettono di estrarre pattern dai dati. Ok? Questo è una slide che rappresenta il valore dei vari algoritmi di qui ai prossimi 3 anni. Quindi abbiamo gli algoritmi supervised, che vengono sostanzialmente allenati dando dei sample con il risultato. Poi abbiamo la generative AI, che è il trend del momento, e gli algoritmi non supervisionati. Poi abbiamo una piccola parte degli algoritmi forzati, che però sono marginali. Quello che vedete più colorato è il valore attuale. Il contorno è il valore, la crescita del valore che si avrà nei prossimi 3 anni. Ovviamente vedete che la generative AI crescerà in maniera esponenziale, i supervised continueranno a crescere, così come gli unsupervised. I supervised, l'evoluzione del supervised ci permette di fare generative AI. Qui vedete un elenco di e supervised, ad esempio il classico esempio delle mail spam, un classico algoritmo di classificazione, oppure la reputation di ristoranti o cose del genere. Quindi algoritmi di classificazione supervised. Sotto invece vedete un esempio di algoritmo di generative AI, dove sostanzialmente viene utilizzato supervised learning per predire la prossima parola. Cioè, gli input di questi algoritmi sono del testo, e quindi l'obiettivo è predire la parola successiva in base al prompt che viene dato dall'utente. Generative AI significa anche andare a generare immagini, video, come abbiamo visto negli interventi precedenti, ma anche software. A destra vedete un esempio di un programmino che effettua il training di una rete neurale utilizzando TensorFlow. Grande importanza nell'ambito della generative AI ovviamente rivestono, come abbiamo visto anche negli interventi precedenti, i large language model. Sono sostanzialmente dei modelli di deep learning che sono pre-trainati e messi a disposizione da grandi operatori, Google, ChatGPT, eccetera, eccetera. Questi possono essere, risolvono ovviamente problemi generici e possono a loro volta essere ritagliati, quindi perfezionati su specifici campi applicativi attraverso dei dataset più piccoli.
Lì trovate l'elenco, non mi soffermerei molto su questi temi perché sono stati già trattati nelle presentazioni precedenti. Rischi e opportunità delle AI. Allora, sicuramente passeranno ancora decadi, 30-50 anni si stima, affinché le macchine riescano a sostituire completamente l'uomo. È una tecnologia che comunque, nonostante l'accelerazione che ha avuto negli ultimi anni, cresce relativamente in maniera lenta, e quindi non avremo un hard take-off, quindi lo scenario dell'hard take-off non è realistico. È un importante pezzo per soluzioni che minano l'esistenza per l'umanità, quindi prossime pandemie, climate change, eccetera, eccetera, ha problemi di bias e affidabilità, ma la tecnologia sta migliorando velocemente, sicuramente avrà grossi impatti sull'occupazione. Perché sono state riscoperte le reti neurali? Perché sicuramente finalmente abbiamo la piattaforma Big Data, che permettono di accedere a dataset più larghi, più grandi di dati, e quindi a fare il training degli algoritmi molto meglio, e a centralizzare la governance dei dati. Dal punto di vista hardware abbiamo avuto quindi l'utilizzo delle CPU grafiche e le architetture parallele. Per quanto riguarda il software invece, nuovi modelli e tecniche che sono andate via via migliorando. Allora, la piattaforma Big Data di Sparkle non nasce per fare machine learning, ma nasce in un contesto di digital transformation più ampio, per andare a centralizzare tutta una serie di data warehouse che ci avevamo sparsi, ok? Che erano specializzati per servizio, e quindi ci avevamo un data warehouse per ogni servizio. È stato fatto prima un tentativo per andare ad avere una visione unica, quantomeno a livello di cliente, per poi affiancare un po' le tecnologie tradizionali con un data lake, ok? Dove mettere dentro dati non strutturati o dati o raw data. In un primo momento abbiamo utilizzato una soluzione per implementare il data lake basata su Hortonworks. A seguito dell'acquisto di Hortonworks da parte di Cloudera, siamo migrati verso Cloudera. Quindi l'architettura attuale dei Big Data di Sparkle è la seguente. Cioè abbiamo sostanzialmente un data lake che gira su tecnologia Nutanix Acropolis nel data center di Catania, una security basata su un Open LDAP e Kerberos, un CDP Private Cloud Base che implementa il data lake, e una sovrastruttura nel quale abbiamo un Oracle Rack, un cloud data service all'interno del quale abbiamo il componente data warehouse, il componente di machine learning e il componente di data engineering, e un engine delle query che è Trino. Sopra la nostra BI che implementiamo con Tableau, Oracle BI, e degli applicativi che sono custom basati su tecnologia Java. A sinistra abbiamo un SQL che è sostanzialmente data stage, che ci serve per buttare dentro i dati in modalità batch, e a destra delle API che permettono di accedere ai dati, alle applicazioni aziendali. C'è molto di open source all'interno di una piattaforma Big Data, in particolare in Cloudera abbiamo Hadoop HDFS, che è sostanzialmente un file system distribuito. Attualmente noi abbiamo 20 data node, e Ozone, che è un object
store, tipo quelli tipici che si trovano nei public cloud, tipo GCS o S3. La differenza tra Hadoop, HDFS e Ozone è che il primo porta sui data node dei blocchi, mentre il secondo porta sui data node dei file. Okay. La data governance è fatta con Atlas, che fa cose molto basilari, semplicemente il lineage dei processi e la semantica del dato. Non fa quello che dovrebbe fare una data governance, cioè permettere di mettere in piedi dei processi che facciano dei check sui dati e consentano sostanzialmente di intercettare eventuali problematiche di qualità sui dati. Poi abbiamo l'ingestion, che viene fatta con Kafka, che è uno strumento di pub subscribe per accumulare dati che provengono da fonti esterni su dei topic particolari per poi buttarli all'interno del data lake. Sparkle, che è un framework che ha sostanzialmente tre layer, quello di streaming, quello SQL, che permette di fare querying sul dato in maniera distribuita, e il modulo di machine learning. Poi abbiamo SpringBot, che è sostanzialmente una libreria con la quale noi facciamo ingestione di dati di tipo batch. Hive, che utilizziamo nell'architettura in modalità in modalità autoscaling su un cluster Kubernetes. E Trino, come dicevo, che è un query engine. A livello di data processing, quindi ancora Spark, UDI per la schedulazione dei job, Jupyter per scrivere dei notebook, più o meno Jupyter e Zeppelin sono la stessa cosa, mentre il workload management lo facciamo o con Yarn, quindi in modalità tradizionale MapReduce fondamentalmente, oppure Kubernetes. Le API sono implementate attraverso Spring. Quindi, come vedete, all'interno della piattaforma Big Data di Sparkle c'è grande uso di open source. Un paio d'anni fa abbiamo fatto questo esercizio per capire, l'avere tutto questo open source ovviamente ci permette di essere indipendenti dai vendor, no? Cloudera è semplicemente una distribuzione di prodotti open source, come tante altre piattaforme dati che si trovano in giro. Questo è l'esercizio che abbiamo fatto un paio d'anni fa, nella quale sostanzialmente abbiamo provato a ridisegnare la nostra architettura dati utilizzando solo prodotti open source. Quello che abbiamo aggiunto rispetto alla precedente architettura è sotto un DB NoSQL, sopra due prodotti, uno che ha il Flow, che sostanzialmente un prodotto che sta anche sotto la componente Composer che trovate su GCP, ed è sostanzialmente una sorta di appunto coordinatore di lancio di processi abbastanza complicato, e BIM invece, che permette di costruire delle pipe di tipo sui dati. Questi sono i vari use case che abbiamo implementato. Allora, a sinistra abbiamo le revenue, i volumi, vedete la rappresentazione grafica di tutte le connessioni che vendiamo ai nostri clienti, eventualmente con la banda che abbiamo venduto, le dashboard dei costi, la POP profitability, che ci permette di verificare quanto un POP è profittabile o meno per l'azienda, il margine per cliente, e qui c'era la complessità di legare i costi di infrastruttura al cliente, e quindi abbiamo degli algoritmi abbastanza complessi che misurano sostanzialmente in base ai volumi qual è l'utilizzo che si fa per i servizi che noi eroghiamo a quel cliente. Poi le revenue di conciliazione, tante dashboard sul billing, e poi la qualità dell'IP e data. Sostanzialmente lì viene fatto vedere
la qualità del servizio che stiamo erogando al cliente, sia in termini di volumi erogati, sia in termini di qualità del servizio con aggregazioni orarie, giornaliere o di altro tipo. Oppure algoritmi che implementiamo attraverso notebook, che sono la profittabilità e le performance di un singolo account manager rapportate alla sua region o all'intera azienda. L'utilizzo del machine learning a questo punto è molto semplice, avendo una piattaforma dati centralizzata, e quindi qua vedete un esempio di un algoritmo non supervisionato che è il K-Means, che è praticamente una clusterizzazione del cliente in base a determinate feature. Qui viene plottato, poi è scritto in Python, e viene plottato rispetto al prodotto, alle grosse e al ticket, ai ticket che eventualmente il cliente ha aperto. Da quello che si può vedere, sostanzialmente i ticket vengono aperti dai clienti che producono meno revenue. Quindi probabilmente chi legge questo grafico una domanda se la deve fare. Qua invece è un altro algoritmo, il Customer Churn, dove abbiamo utilizzato un'altra libreria che è il PyCaret. Questa libreria sostanzialmente implementa un workflow di machine learning e quindi vengono allenati insieme tutta una serie di modelli, in questo caso modelli tradizionali, non parliamo di deep learning, e viene fatto il confronto basandosi su determinate misuratori di performance dell'algoritmo. Quindi questi sono algoritmi molto semplici che potete implementare banalmente scaricandovi quelle librerie. Allora, qua questo è un esempio di codice scritto in Spark. Spark supporta N linguaggi di programmazione: Scala, Python e Java. Qua ci avevamo il problema sostanzialmente di aggregare i dati che ci venivano dai cartellini di segnalazione. Sostanzialmente la segnalazione è quel servizio che consente agli operatori di far funzionare i nostri cellulari. I nostri cellulari scambiano in continuazione dei messaggi con gli operatori di telefonia e Sparkle vende questo servizio in modalità wholesale. Generiamo 2 miliardi di cartellini al giorno e ci avevamo il problema di ridurre questi aggregati, cioè ridurre di aggregare appunto il dato per mandarlo al sistema di billing, che non era in grado di aggregare questi cartellini, di elaborare un quantitativo così considerevole di cartellini. Qui abbiamo definito uno stream, sono sostanzialmente dei CSV e due write stream, uno per generare delle statistiche, l'altro per generare degli aggregati verso il sistema di billing. Ok? Questo è, scrivendolo in Spark, ovviamente gira in modalità distribuita e riusciamo ad ottenere il risultato configurando 10 worker da 4 giga. Okay? Questo programmino è ottenibile anche, o meglio, un template di questo programmino è ottenibile anche utilizzando ChatGPT. Gli faccio definire lo stream di input, gli dico che il pipe è il separatore all'interno del CSV e poi gli dico che voglio due stream di output che devono girare su due colonne differenti. A questo punto l'unica cosa che mi devo mettere a posto sono lo schema, quindi sul CSV di input, e l'output, cioè i dati che devo generare su due stream di output. Allora, una piattaforma dati fatta così è estremamente complessa da gestire. Nonostante Cloudera Manager,
come avete visto, sono tutta una serie di prodotti che devono funzionare insieme e non sempre le operation su tale piattaforma sono semplici. Inoltre, se c'è da fare c'è da mettere in piedi uno use case in tempi molto rapidi, molto spesso reperire le risorse on-prime all'interno del data center è complicato, a meno che non si abbiano delle risorse infinite. Okay? Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato a mettere su una piattaforma dati sul cloud pubblico e in particolare sul GCP come estensione della nostra piattaforma dati on-prime. Abbiamo fatto il delivery di questa piattaforma, quindi abbiamo il cloud storage, il BigQuery engine, il DataProc che non è altro che quei tre prodotti che già utilizziamo on-prime, cioè Spark, Hive e Hadoop HDFS, il Cloud Composer, quindi con Airflow, e la parte Dataflow con Bing. Okay. Come abbiamo fatto il delivery di questa piattaforma dati sul cloud pubblico? L'abbiamo fatto sviluppando codice. Quindi DevOps, utilizzando Terraform sostanzialmente, utilizzando un framework che Google mette a disposizione, e quindi sostanzialmente sviluppiamo codice per generare configurazioni e portare software sul cloud pubblico. Vedete, questo è uno scriptino che definisce una VPC e poi all'interno della VPC vengono definite due subnet e all'interno di una subnet delle subnet secondo. Ok, questo ovviamente permette a chi fa DevOps di condividere il codice, di versionarlo. Problema della sicurezza sul cloud pubblico. Come l'abbiamo affrontato? Allora, abbiamo definito 6 contesti di sicurezza. Il primo contesto ci serviva, quello che vedete a destra, per collegare i nostri data center di Acilia e Catania. Quindi tutte le interconnessioni da Acilia e Catania arrivano su quella VPC. Okay? La connessione è fatta attraverso una interconnessione che va da Milano alla region di Milano di Google. E poi abbiamo attaccato ovviamente Acilia e Catania. Sul back-end, quindi sulle VPC che vedete a sinistra, girano le applicazioni. Okay? In mezzo abbiamo istanziato un FortiGate, quindi un firewall, con cui noi controlliamo, facciamo sicurezza, quindi definiamo le regole di firewalling tra le varie VPC esattamente come facciamo sull'on-prime. Ok, abbiamo chiuso tutto il contesto, quindi non è accessibile dall'esterno e si entra anche da internet passando dai nostri data center di Catania e da Cile. Andando verso una soluzione ibrida, il problema è adesso integrare il tutto. Ok? Connettere i vari data source, semplice. API e support semplice, il problema è la data governance. Quindi adesso dobbiamo prendere in considerazione un prodotto che ci permetta di fare data governance sia sull'on-prime che sul pubblico. Data governance sempre intesa come un qualcosa che ci garantisca la qualità del dato sia se lavoriamo sull'on-prime sia se lavoriamo sul pubblico. L'altra evoluzione che ipotizziamo è quella di andare dalla data lake al lake house, il che significa sostanzialmente avere una sola
visione del dato, indipendentemente se esso è un dato strutturato o non strutturato o è un dato raw. Quindi centralizzare sostanzialmente in una tecnologia del genere tutto il dato, e questo ovviamente semplifica anche la gestione della data governance, e per i data scientist avere un repository dove si può trovare la semantica del dato in maniera unificata ovviamente facilita anche lo sviluppo di algoritmi di machine learning. Terzo, implementare, andare più spediti nello sviluppo di algoritmi di machine learning di tipo advanced per tirare fuori gli insight da tutti i dati che abbiamo all'interno della piattaforma dati. Un esempio è appunto questo use case, che è l'AI Networks, con cui noi, sul quale abbiamo definito questi 9-8 use case, che sono sostanzialmente l'automazione dei task ripetitivi, l'automatic remediation, ad esempio nel caso in cui ci sono default o addirittura la fault prevention. Ok, con tutti i dati che raccogliamo dalla rete e da tutti i log che generano gli apparati. L'architettura in questo caso è molto più complessa perché andiamo su vari sistemi Firestore, quindi abbiamo una piattaforma di orchestrazione, abbiamo IBM Watson per l'applicazione degli algoritmi di machine learning, abbiamo la raccolta dei dati. È una piattaforma che stiamo costruendo in questo periodo. Okay. Io avrei finito.